Ma se l'intelligenza artificiale imita gli umani e gli umani siamo noi, dobbiamo davvero chiamarla intelligenza? La persona che potrebbe avere una risposta abita soltanto a pochi metri da qui. Allora, buon teatro. Ok, bonsoiré. Ciao. La mia fidanzata da Parigi. Chiese l'espresso a me a Lucio Dalla di scrivere qualcosa su Bologna in due pezzi diversi. Mi ricordo che già allora, ti parlo di, non so, 25 anni fa, io durante l'articolo dissi che Bologna accoglie l'altro, ma non diventa mai l'altro, nel senso che è accogliente sia dal punto di vista fisico, ipotesi, eccetera. Però, ad esempio, dal 68-77 a Bologna è successo qualcosa di veramente rilevante, soprattutto il 77, però ha ancora 100.000 studenti a Bologna che sono praticamente ghettizzati, perché non contano niente. I giovani che si sono radunati a Bologna chiedono di poter contare di più nelle decisioni politiche, di essere protagonisti e non soltanto oggetti della democrazia. Il movimento studentesco del 77 nacque in modo spontaneo a febbraio, per poi essere sciolto dai suoi stessi fondatori ad ottobre dello stesso anno. Gli studenti stavano cercando di ritagliarsi un ruolo nella costruzione del futuro. Si rifacevano la Beat Generation, teorizzavano la politica dei bisogni, suscitando l'interesse dei più grandi pensatori di quegli anni. Ancora oggi si discute su ciò che è stato davvero il 77 a Bologna. Ma se gli studenti di allora contestavano i professori perché con le loro domande esprimevano un potere, quelli di oggi si trovano davanti ad una situazione capovolta. La stessa espressione intelligenza artificiale è sbagliata. Non c'è niente di artificiale della natura. Tutto viene dalla natura. L'uomo viene dalla natura, non c'era prima. Ma adesso c'è. L'intelligenza cosiddetta artificiale è prodotta dall'uomo, che è espressione della natura. La chiamerei intelligenza potenziata, ma non è artificiale. I vantaggi sono enormi, i rischi sono altrettanto grandi. Il primo rischio è quello se arriva ad autoprogrammare, ad esempio. Dopo cosa fa? Se le macchine non hanno più bisogno dell'uomo per svolgere le funzioni di cui l'uomo ha bisogno, cosa resta appunto a noi umani? L'uomo si è sempre chiesto qual è il suo ruolo nel mondo. Dovrebbe semplicemente capire che, al contrario di quello che diceva il Rinascimento, non è al centro dell'universo. Il cittadino viene educato a pensare a se stesso come uno avente diritti senza nessun dovere. Essendo appunto un consumatore che accetta l'offerta migliore, vorrei che si cominciasse a capire che o coinvolgi la potenza dei cittadini quotidianamente o non ne esci più. Secondo Bonaga, l'intelligenza artificiale non esiste, è solo una versione potenziata di noi umani, che però mette seriamente a rischio il nostro posto nel mondo, visto che già molti hanno rinunciato ad avere un ruolo attivo nella società civile. Ero andato dal filosofo per capire quali saranno le domande che avrà senso fare all'intelligenza artificiale. E scopro che invece il vero problema è che abbiamo smesso di farci domande. Come se aver potenziato l'intelligenza delle macchine rendesse superfluo usare la nostra. Se queste sono le prospettive, cosa rimarrà del libero arbitrio? Cioè, l'idea che il volere sia libero è, secondo me, comica. Per cui propongo a chi vuole ascoltarmi di dire che quando puoi sei libero, chiamare libero quello che puoi, non pensare che la potenza è fondata sulla libertà. Tresor, mi sta facendo un'intervista, ti posso chiamare quando è finito? Sei felice? Felice è una parola che non a caso in latino voleva dire fertile. Io non sono fertile. La chiacchierata con il professor Bonaga ha dunque palesato il vero dramma della prossima rivoluzione. Se lasciamo tutto il lavoro alle macchine, rischiamo di perdere anche la felicità, perché diventando meno produttivi saremo anche dunque meno fertili. Camminare per Bologna ti proietta in una sorta di trance meditativa.
Le prospettive create dalle colonne mi spingono a pensieri che forse a Roma non avrei fatto. Ma cos'ha davvero di speciale questa città? Partiamo con un paradosso, che Bologna è al 50% uno splendido villaggio e al 50% una metropoli come Chicago. Se il paradosso fosse vero, avremmo già le condizioni per uno stato nevrotico. Bologna è una città deliziosa in cui si può passeggiare sotto i portici, in cui io so che alle 6 di sera un certo collega sta prendendo l'aperitivo al bar Tal de Italia, alle 7:30 un altro ad un altro bar dove la gente si conosce, si incontra. Le parole con cui Umberto Eco descriveva Bologna negli anni 90 sembrerebbero ancora molto attuali.